Ok, quindi dicevamo l'incontro di oggi è una working hour, lavoreremo item di interesse bibliografico e appunto è un incontro dedicato che si inserisce all'interno del corso base, quindi lavoreremo in maniera abbastanza semplice. Abbiamo preparato una piccola bibliografia, io e Alessandra, visto che oggi è il 27 gennaio del giorno della memoria, abbiamo pensato di preparare una piccola bibliografia su questo tema. Tuttavia, se qualcuno di voi vuole lavorare su del materiale che ha a disposizione, su un progetto a cui sta lavorando, è liberissimo di farlo e poi di condividere con noi i dubbi, incertezze e perplessità, appunto, possiamo vederle insieme. Dunque, Alessandra vi ha condiviso in chat il link del documento Google che abbiamo preparato. Appunto, è un foglio di lavoro Google in cui abbiamo, adesso condivido anche il mio schermo così lo vediamo insieme. Ok, qui cercavo di condividerlo io. Vedete il mio schermo? Sì. Ok. Tania, scusami, avevo l'audio disattivato. Si Ah, vede. ok, perfetto. Allora, abbiamo diviso, come vedete, il foglio di lavoro in alcuni fogli. Abbiamo le monografie, poi le pubblicazioni periodiche, poi una selezione, una ricerca che Alessandra credo abbia fatto su Esper, e poi anche qui parliamo di pubblicazioni periodiche su questo mensile, su questa rivista Israel. Allora, in particolare inizio io, mi sono occupata di questa parte sulle monografie. Come vedete, abbiamo messo qui questa colonna, lo faccio io in tono entusiastico, e quindi se vi volete occupare di una di queste monografie potete mettere la vostra sigla, in modo che non lavoriamo tutti sulla stessa cosa. Io per rendere la cosa ancora più complicata volevo cercare solo, inserire solo risorse bibliografiche di autrici relative alla Shoah di autrici donne. Alessandra mi aveva suggerito Lia Levi, quindi ho visto che c'è un item di Lia Levi in Wikidata abbastanza ben fatto, ma non vi è nessuna poi sua opera descritta in Wikidata. Quindi possiamo lavorare a questo, potete lavorare a questo. Io però inizierei con quest'opera, la prima che ho inserito, di Fanny Maret. Perché? Perché mi sembrava particolarmente interessante per tutte le cose che ci siamo detti l'altra volta. Quindi la possibilità di creare un'opera, poi di creare delle edizioni e delle traduzioni, quindi gli item relativi alle edizioni e alle traduzioni. Allora, come inizio? Inizio andando in Wikidata e vado a vedere se è presente prima di tutto l'item dell'autore di Fanny Maret. Allora, iconizzo qui. Ok. Perché è importante, nel momento in cui andiamo a creare l'item di un'opera, così come di una risorsa bibliografica in generale, collegare quest'opera all'autore che l'ha prodotta. Se in questo caso non trovavo l'item di Fanny Maret, come prima cosa avrei dovuto crearlo. Allora, vedo che appunto è presente un item. Fanny Maret era un'attrice, una scrittrice francese. C'è questa immagine, non ho approfondito sul perché, come è collegata a Fanny Maret, potremmo farlo. Quindi abbastanza, un item abbastanza ben fatto. Vi è l'occupazione di attore e di scrittore. I riferimenti sono in Wikipedia in italiano, in questo caso se troviamo dei riferimenti maggiormente autorevoli possiamo andarli a sostituire, quindi possiamo andare a cancellare questi, a rimuovere questi e ad inserire queste fonti maggiormente autorevoli. Vedo che come identificativo vi è solo l'identificativo di Google Knowledge Graph, quindi la prima cosa che posso fare proprio velocissima e andare sul VIAF che mi ero già aperta qui e vedo se Fanny Maret ha un identificativo VIAF in modo che inserisco almeno quello. Ok, immagino sia questo.
infatti è presente. E quindi lo vado a inserire al mio item. Ok, in questo modo so che tra un po' di tempo probabilmente mi comparirà qui nell'item di FandiMaret anche la possibilità di aggiungere gli altri identificativi che trovo nel cluster del BIAF, che sono questi, in modo da arricchire il suo item. Ma adesso andiamo a vedere l'opera di cui vi parlavo. Il quale item dobbiamo sicuramente creare, perché l'opera di cui vi parlo è questa. Jetez le numero, e poi dovremmo leggere il numero in francese, eviterei. Allora, vediamo se è presente in data. Posso fare anche un copia e incolla per essere sicuro. Direi che sicuramente non è presente. Allora, questo è il caso in cui possiamo andare a creare l'item di un'opera. Come lo faccio? Lo faccio prima di tutto andandomi a prendere dei riferimenti. Quindi, cerco una fonte per me autorevole come l'OPAC SBN e vado a fare la mia ricerca. Vediamo se così mi esce. Eccolo qui. Posso quindi aprire questo item e andarmi a creare l'item appunto dell'opera. Allora, apro un creo un nuovo elemento. Ok. Lingua italiano e vado a copiare ed incollare il titolo. Lo copio e incollo così in francese, perché appunto è la lingua originale in cui l'opera è stata concepita. La descrizione, posso mettere, inserire il romanzo di FandiMaret. Ok, lo creo. Posso andare subito a inserire le etichette nelle altre lingue? Inizio a descrivere il mio item. È un'istanza di Opera. Opera letteraria. Allora, posso aggiungere qui un riferimento e potrei aggiungere il riferimento di OPAC SBN. Posso farlo anche dopo che avrò inserito tutte le informazioni. Allora, l'autore, fondamentale per collegare questo l'item di quest'opera a FandiMaret. Come vedete, iniziando a scrivere, Wikidata riconosce l'item a cui mi riferisco e posso pubblicarlo. A questo punto, visto che sto creando un'istanza di opera letteraria, non andrò a mettere né la data di pubblicazione né il luogo di pubblicazione né editore, lo farò nell'edizione. Aggiungerò però sicuramente il titolo. Specificando poi che il titolo è in francese. Allora, lingua dell'opera è francese.
posso inserire data di creazione. Allora, in questo caso dovremmo 1954, mi sembra sia proprio questa la prima edizione, possiamo inserire questa come data di fondazione o di creazione. A questo punto, il mio item ha già tutte le informazioni fondamentali. Potrei inserire il genere, un romanzo autobiografico. Sì. Ok. Perfetto. Posso poi andare ad aggiungere i miei riferimenti utilizzando fonte dell'affermazione, SBN, ok. Allora potrei aggiungere URL di riferimento. E inserire questo permalink. E consultato il. No. Ok, a questo punto posso copiare e incollare questo mio riferimento anche alle altre dichiarazioni. Tania, non ti sto salvando a causa Ah, di un sì, è errore. vero, sì, ma capita spesso Sì, quando lo faccio in maniera. Sì. successo anche oggi a me la stessa cosa. Comunque, vabbè, la metodologia è quella. Sì, infatti, possiamo farlo poi anche successivamente. Ok. Quello che adesso vado a fare, una volta che ho creato questa opera, è andarmi a creare l'item di una sua edizione. Ma qui potrei aggiungere anche opera scritta, ok. Allora, di una sua edizione, perché mi sembra particolarmente interessante farlo? Perché facendo una ricerca nel catalogo della Biblioteca Nazionale di Francia, ho trovato che cosa? Che un'edizione di questa opera è digitalizzata in Gallica e dunque è disponibile la sua digitalizzazione. Allora, l'edizione è questa. Parliamo sempre quindi di una prima edizione del 1954. Abbiamo qui la digitalizzazione e qui possiamo vedere appunto direttamente l'opera digitalizzata in Gallica. La cosa interessante è che poi, cliccando sul triple IF, andando alle informazioni di questo oggetto digitalizzato, posso andarmi a prendere il manifesto IIIF, copiarlo e incollarlo nel mio item di Wikidata. Facciamolo subito. Allora, creo un nuovo elemento. Il titolo sarà il medesimo, quindi lo posso copiare e incollare. Dobbiamo essere qui bravi, a inserire nella descrizione qualcosa che mi faccia capire subito, già quando lo vado a ricercare nella barra di ricerca, che non sto parlando di un'opera, ma appunto di un'edizione. E quindi posso inserire, la città, il luogo di pubblicazione e, l'anno del 1954, abbiamo detto. L'editore.
Vediamo un po' se qui c'è, altrimenti torno indietro. Qui. La forma e l'editore. Ok. Creo il mio elemento, aggiungo una dichiarazione e vado subito a dichiarare che parlo di un'edizione. Aggiungo anche il mio riferimento. E inserisco l'URL di riferimento. Ok, quindi è un'edizione. La lingua dell'opera è sempre il francese. Data di pubblicazione 1954. E poi Wikidata, che vedete, mi suggerisce le proprietà più calzanti. Il titolo originale. Ah, posso mettere anche sottotitolo, giustamente. Quindi il titolo, lingua FR, tutto quello che dopo i due punti posso aggiungerlo come sottotitolo. Lingua sempre francese. Cosa dobbiamo inserire? Data di pubblicazione, luogo di pubblicazione sicuramente. Quindi Parigi. E editore, sperando che ci sia in Wikidata l'item dell'editore. Altrimenti lo creeremo in un altro momento. Era la font. Vediamo. Ah, no. Non ho fatto, non ho copiato e incollato. E sembrerebbe di no. Quindi per il momento non lo inserisco. Successivamente posso o fare una ricerca più accurata per verificare che effettivamente questo editore non sia presente anche in altre forme e quindi crearlo e poi aggiungerlo. Andiamo alla cosa più importante adesso, a collegare questa edizione con l'opera di riferimento. Quindi edizione o traduzione di quest'opera. Vado quindi nell'item dell'opera, prendo il mio Q e lo vado ad inserire qui. Lo faccio soprattutto perché è un item che ho appena creato, quindi potrebbe non, andando a digitare il titolo, il testo, il nome dell'item, potrebbe non riconoscerlo immediatamente, invece mettendo il Q me lo riconosce. Allora mi dice, qui mi dà una bandierina, avviso, cosa mi dice essenzialmente? Che anche l'item opera deve avere la proprietà inversa e quindi io vado a crearla in modo che sono entrambe collegate. Allora, questa è la mia edizione, vado nell'opera e vado a prendere, a inserire la proprietà inversa, edita in, ecco qui. Copio e incollo il Q della mia edizione e lo pubblico. Allora, cosa non ho inserito? Sicuramente l'autore. Nell'item della mia edizione vado a inserire l'autore. Autore è Fanny Maretta. E la
cosa che più mi interessava era vedere se riesco ad aggiungere il manifesto IIIF e quindi riesco a vedere il mio libro direttamente in Wikidata grazie al gadget che ho nel mio CommonJS. Vediamo se funziona. Ok, l'ho inserito. Adesso vado a refreshare. Faccio un refresh della pagina. E sembrerebbe funzionare. Come ho detto già la volta scorsa nel webinar dell'incontro di 2 settimane fa, mi compare questo visualizzatore Mirador semplicemente perché ho inserito nel mio CommonJS una stringa in cui appunto che mi permette di avere questo visualizzatore, anche se le pagine adesso non si visualizzano. Però dovrebbe funzionare. Sì, sarà una questione di linea. Perché già che, ecco, ecco qui. Okay. Sì, è una questione di linea. Appunto ci vuole il tempo per caricare i dati. Ok, e quindi la mia prova è andata a buon fine. Come ho fatto precedentemente, posso incollare questa fonte alle altre mie dichiarazioni. Cosa posso fare successivamente? Potrei inserire un identificativo. Ah, potrei, ecco, inserire l'autore della prefazione. Era questo che volevo fare, mi ero segnata di fare, perché ho visto che era presente. Autore della prefazione è lui, Rémy Roure, che è un giornalista francese. Ok, era scritto con la Y. Ok, in questo modo ho collegato anche questo altro item, dunque l'entità di questo, del giornalista francese, all'item del mio, della mia edizione, quindi di conseguenza all'item di Fanny Maret. Quello che potrei fare ancora è creare l'item dell'edizione italiana, perché appunto quest'opera è stata tradotta in italiano con questo titolo, anzi con 2 titoli, prima con questo titolo e poi nelle edizioni successive ha cambiato titolo ed è diventato questo, Schiave della Gestapo. Allora, vogliamo provare a farlo? Sì, Tania, tanto. Ok. Posso chiudere questi e vado nel mio OPAC SBN. Elena ha trovato forse l'editore. Ah, in Wikidata? Perfetto, sì. Perfetto. L'ha messo in chat. Ok. Edizione Robert Laffont. Ok. Sì, sì, credo proprio di sì. Sicuramente sì. Ecco, sì. Con gli editori il problema è spesso questo, cioè il problema bisogna effettuare una ricerca più accurata perché molto spesso sono presenti, nei nostri cataloghi sono presenti in formati abbreviati, magari appunto solo il cognome e quindi possiamo poi scoraggiarci pensando che in Wikidata non ci siano, invece poi sono presenti. Allora, la posso fare. Eccola qui. Ok. Perfetto. Allora, vediamo adesso la nostra edizione italiana. Come vedete, è presente in con due titoli, Schiave della Gestapo ed Ero il numero 47.177.
Ovviamente sappiamo che parliamo della stessa opera perché qui già in SBN mi dà che il titolo dell'opera, l'opera a cui fa di riferimento questa edizione, è appunto questo. A questo punto volevo prima creare l'item di questo, con questo titolo. Quindi questo del 1980, Ginevra Ferni, in modo da collegare la mia opera anche all'edizione, la traduzione in italiano. Vediamo se funziona anche il nostro show delivery statement. No, non funziona. Beh. Andiamo nell'item di Fan di Marette e vediamo se qui adesso mi dice che. Ah, vedete. Ho inserito il VIAF e quindi nell'item mi è uscito questo che mi permette di andare ad inserire questi altri identificativi che appartengono al cluster del VIAF. E quindi ok, nel derived statement mi dice che è autore di questa opera e di questa edizione. Creo dunque un nuovo elemento per la mia edizione in italiano. Prendo il mio titolo, lo copio e incollo. Allora, qui ovviamente parlo di un'edizione. Andrò ad inserire la città. Editore e l'anno. Anche solo l'editore l'anno, se Sì, preferisci. infatti, sì. Negli alias potrei mettere, vedi anche conosciuto come potrei mettere il titolo originale. Inserisco dunque le proprietà fondamentali, quindi istanza di edizione e per non dimenticarlo inserisco edizione o traduzione di. Questa è la mia opera. Prendo il Q e lo metto qui. Dovrò fare poi applicare anche all'opera la proprietà inversa. Lingua dell'opera, in questo caso è italiano. Data di pubblicazione, abbiamo detto 1980. Il titolo è questo. Cosa posso inserire di particolarmente importante? Posso inserire, per esempio, qui c'è l'autore della traduzione, il traduttore. Se fosse presente in Wikidata, potrei collegare il traduttore alla sua opera, alla sua traduzione. Proviamo, Gianluigi Vallotta. Mi sembra sempre particolarmente interessante attuare creare questi tipi di link di collegamento. No, in questo caso dovrei appunto crearlo. Allora, l'anno di pubblicazione l'abbiamo messo, pubblicato in, stringa del nome dell'autore, autore. Ah, non abbiamo inserito l'autore, ok. Proviamo con l'editore, che dovrebbe essere Fermi, improbabile.
Anche in questo caso potremmo fare delle ricerche più accurate nel caso in cui non fosse presente, crearlo. Dunque lo annullo, però il luogo di pubblicazione è Ginevra. Quindi posso inserirlo. Come ho fatto con gli altri item creati, inserisco il mio riferimento. E poi posso andare nell'opera ed inserire il collegamento con questa traduzione. Edita in, aggiungo valore. A questo punto, nel momento in cui vado a creare poi l'item anche della traduzione con l'altro titolo, schiave della Gestapo, lo aggiungerei qui. In questo modo potrei avere una panoramica completa delle edizioni e delle traduzioni che quest'opera ha avuto. Ovviamente qui vado ad inserire i riferimenti di OpacSBN in questo caso, perché appunto sto traendo da qui le informazioni, dunque tutti i riferimenti alle mie dichiarazioni, così come poi anche i vari identificativi per quanto riguarda soprattutto le edizioni. Ok, credo di aver fatto vedere appunto come è possibile creare un'opera e le sue edizioni collegate. Vediamo un po' l'entity graph se mi dice qualcosa di questa dell'opera, se mi dà il collegamento alle sue edizioni. E sì, già abbiamo creato un grafo carino in appunto una ventina di minuti, con le informazioni realmente quelle proprio necessarie, le prime che abbiamo rintracciato. È già appunto è un pezzettino di knowledge graph che abbiamo creato in pochi minuti. Ok, allora se siete d'accordo interrompo la condivisione così vediamo con Alessandra un po' le pubblicazioni periodiche, però se volete, se avete qualche domanda o qualche perplessità, ce la ponete già a questo punto. Posso fare una domanda? Sì. Forse me lo sono perso. Come si collega, diciamo, l'opera all'autore? Nel senso che io devo sempre partire dall'opera. Allora, sì, l'autore lo inserisci sia nell'opera, qui siamo nell'item dell'opera, abbiamo aggiunto l'autore Fanny Maret, ma lo inserisco poi anche nell'item dell'edizione. Ok. E quindi adesso Fanny Maret, se vado in Show Derived Statement, dovrebbe avere tre item collegati. È un po' brutto che qui non riesco a vedere qual è l'opera e quali sono le edizioni o traduzioni, però le abbiamo collegate. Quando andrò a creare poi anche l'altra traduzione sarà qui. Sì, quindi Forse l'autore. Sì. appoggiando il mouse sopra qualcosa ti dice, magari nell'opera o edizione, non ti appare la descrizione? No, No. sembra di no, sembra di No. no. Vabbè, che questa sezione non è particolarmente forte. Sì. Sì, Oltretutto è una preferenza, giusto? esatto. Ho questo pulsante perché l'ho attivato nelle mie preferenze. E nelle preferenze si chiama Related Items, se lo volete attivare, e io lo trovo utilissimo. Ok.
Grazie. Quindi mi piace. Ma questo, scusami, è la questione del fatto che tu abbia fatto il reciproco tra opera e edizione, giusto? Sì. Qui invece, come hai visto, non c'è reciproco opera-autore, no? No. Dall'opera. Allora, io non so bene quale sia il criterio perché Invitata si obblighi al reciproco in un caso e non nell'altro. Non è essenziale, ecco, diciamo, perché sennò poi potresti gonfiare un'opera di edizioni, no? O Sì. qualsiasi cosa in cui c'è una questione di albero, no? Quindi, vabbè, e il bottone lì sotto fa capire la necessità della sua esistenza. Sì. Allora, però nell'autore possiamo inserire, c'è cioè una proprietà e opere rilevanti. Sì, opere Ah. rilevanti, sì, in cui uno mette almeno qualcosa, in modo tale che Sì. compaiano subito, no? Perché in fondo Wikidata ha un po' questa caratteristica, cioè l'albero, se vuoi scendere nell'albero o se vuoi risalire nell'albero è un po' complicato. No, perché scompaiono un po' poi le opere, no? Una volta che uno le ha agganciate, in quel E senso. infatti compaiono quando uno fa un'interrogazione, quando uno fa un report, eccetera, no? Un Sì. grafo. È una questione che è stata un po' dibattuta, un po' ogni tanto qualcuno ci torna dicendo che bisogna potenziare questo, bisogna potenziare il bottone, non metterlo come preferenza, no? Esteso in Sì. derivati, eccetera. E in effetti è un po' discutibile, però d'altronde la logica dei grafici. Sì. Invece qui, Dalla quando periferia inserisco. vuoi andare al centro. Ok, qui quando inserisco fonte dell'affermazione, ok, ho inserito il catalogo, poi invece di inserire urlo di riferimento, c'è un modo più carino per farlo, vero? Che inserisco per esempio l'identificativo Sì. La sì. E la proprietà? proprietà è la stessa dell'identificativo, per esempio, se fosse Ok. un SNP P213, per dire, no? Sì. Ok. Adesso non mi ricordo qual è quello francese, però puoi provare identificativo IDREF, o anche se o BNF, no, quello che era, sì, BNF. E quindi ci puoi mettere non tutto l'urlo, Questo. ma solo la parte essenziale prevista per quegli identificativi. Sì. Ecco, qui così è molto più carino, perché l'urlo di riferimento, insomma, la proprietà urlo di riferimento, preferisco sempre non metterla quando posso fare questo. Ecco, così è molto, molto meglio. Anche Mettere perché se l'identificativo. cambiasse un giorno, devi Sì. insistere che almeno l'identificativo non cambi. Sì, infatti. Era quello che avrei dovuto fare anche prima, me ne sono ricordata adesso. E se vuoi ci puoi anche mettere anche qui la data, però, Sì. come dire, giusto per traccia del lavoro di quello che hai fatto tu, no? Non dell'esistenza dell'identificativo, evidentemente, no? Immagino. Ok, Perfetto. perfetto. Allora interrompo la condivisione e do la parola ad Alessandra. Ok, grazie Tania. Adesso condivido io lo schermo e partiamo dal foglio di lavoro. Ok. Allora, per quanto riguarda invece i periodici, ho curato una piccola selezione in Zotero e ho messo il link direttamente qui in questo foglio di lavoro in maniera tale che al di là di questa esportazione dei dati che ho pulito leggermente, insomma, si può decidere di andare a guardare la bibliografia direttamente su Zotero, visto che l'ho impostata in maniera che sia aperta e condivisibile, insomma. Quindi l'alternativa a questo foglio di lavoro è questo. Ho messo poi vari altri link perché appunto in alcuni casi mi sono resa conto che i dati non erano completi e quindi magari si può partire appunto dal titolo, insomma, da uno di questi dati per poi andare a ricercare diciamo, la completezza dei metadati su Esper o su riviste web o per quanto riguarda le riviste su ACNP o ancora
Sara WorldCat, insomma ho dato degli strumenti di lavoro da tenere un po' sotto mano, così come anche lo schema degli articoli relativo che si trova nel Wiki Project Periodicals e lo schema delle riviste sempre all'interno del Wiki Project, quindi è un po' tutto qui in maniera tale che anche più avanti, quando oltretutto inseriremo il link a questo foglio di lavoro nella nostra pagina di progetto, insomma, si potrà fare questo lavoro in maniera un po' più agevole. Allora, ho bisogno di andare qua sotto e di spostare questo, ma ecco qui. Allora, poi qui avevo fatto una breve selezione, ecco qui. In realtà avevo fatto una breve selezione su Esper, sempre con come chiave di ricerca la parola Shoah. In realtà però ho visto che non è, purtroppo non c'è un permalink e quindi si è persa. In ogni caso, poi volendo, si può decidere di fare questa ricerca senza lasciare i risultati così come stanno e quindi prendere i dati degli articoli direttamente poi da questo, quindi è un'altra possibilità di lavorare. Ancora poi, e su questo lavoreremo adesso insieme, c'è la rassegna mensile di Israele, che è appunto una delle riviste di cultura ebraica che ho trovato, di cui ho trovato molte informazioni e che non è presente in Wikidata, quindi ho voluto inserire il link ad alcuni volumi completi in PDF in maniera tale che si può fare anche quest'altra prova, cioè partendo proprio da un volume, diciamo così, partendo da un fascicolo di una rivista in formato PDF, recuperare tutte le informazioni relative agli articoli, insomma tutto ciò che vogliamo inserire in Wikidata. Quindi, diciamo così, ho dato varie possibilità di lavoro. Anche io ho inserito questa colonna, lo faccio io perché è chiaro che se qualcuno vuole lavorare su un determinato fascicolo, insomma, non si va a, come dire, ad accavallarsi, insomma, questo serve un pochino a rendere più ordinato il lavoro. Dunque, cominciamo. Ho aperto già una serie di schede per semplificare e per velocizzare. Vi dicevo, da dove vogliamo cominciare? Sicuramente la cosa più utile è quella di creare l'item di una rivista. Vi dicevo che proprio questa, la rassegna mensile di Israele, non ha un proprio item in Wikidata, così che sono andata a cercare le informazioni sia su ACNP. Ecco qui una delle schede di ACNP, ma anche, adesso voglio chiudere, avevo già aperta qui in realtà, quindi sia su ACNP ma anche sul sito proprio della rivista, che ci dà altre informazioni molto interessanti. Ecco qui, li voglio tenere entrambi aperti, perché man mano ci renderemo conto che, insomma, dall'insieme dei due siti avremo una completezza di informazioni non da poco. Dunque, partiamo a questo punto direttamente in Wikidata. Anzi, facciamo un copia e incolla, andiamo a controllare. Ah, benissimo! Benissimo, prima non mi era uscita. Allora, vediamo di arricchire questo item. Allora, vediamo che ci sono già le informazioni principali. Però, ad esempio, potremmo inserire delle informazioni in più partendo ad esempio dalla scheda di ACNP. Allora, qua la definizione, l'istanza è di rivista, però io so, grazie sia alla scheda di ACNP che mi riporta a quest'altra, che c'è anche una rassegna mensile di Israele online dal 2007. Quindi io potrei andare a inserire questa informazione. Quindi, scrivendo anche rivista online, ecco qui,
a questo punto potrei anche inserire il qualificatore con la data di inizio, che è il 2007. Quindi andiamo ad ampliare le informazioni. Vediamo. Vabbè. Andiamo più avanti e vediamo che la data di fondazione o creazione in realtà qua è portata nel 1923, ma il sito mi riporta invece come data il 1925. Quindi a questo punto andrei ad aggiungere questa informazione, inserendo ovviamente anche la fonte della mia informazione. Perdonatemi, c'è un malfunzionamento che mi riporta indietro. Quindi andrei a mettere 1925. E quindi metterei come riferimento Urla. Riferimento direttamente questo. Magari inserendo anche il consultato il. Perfetto. Ancora, qui chiama sede legale Roma ed effettivamente il luogo di pubblicazione dell'editore. L'editore è l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, il titolo in italiano è la Rassegna Mensile di Israele, insomma tutto il resto delle informazioni effettivamente si trovano. Anche in questo caso è ben specificato sia il fatto che ci sono due ISSN, uno relativo al testo a stampa e un altro invece relativo alla pubblicazione online. Quindi che cosa potremmo aggiungere? Potremmo aggiungere ad esempio l'argomento principale della rivista. L'argomento principale della rivista, direi, cultura ebraica. Ancora, potrei andare a inserire la periodicità della rivista, quindi la frequenza di pubblicazione, e ho controllato già, me le sono scritte qui per velocizzare, ma possiamo vedere subito nelle varie schede, sia quella di HNP sia anche le informazioni relative al sito, vediamo che la periodicità è quadrimestrale. Quindi scriviamo 4 mesi. Ok. Possiamo inserire un'altra informazione che ho trovato nella pagina stessa, il fondatore, anzi i fondatori. È Alfonso Pacifici il cui item non era presente e l'ho creato oggi, ma adesso non capisco perché non me lo dà. Riprovo tra poco e facciamo l'altro è Dante Lattes. Ecco qui. Ancora, che possiamo dire? Nella pagina principale vediamo che il direttore responsabile è Davide Gianfranco Di Segni. Oggi sempre ho controllato e ho visto che ha già un item, quindi direttore
andiamo a inserire anche quest'altra informazione. Vediamo, sembra che abbiamo inserito tutto. Sì, tutti i dati che mi ero riuscita, diciamo, a trovare sia da CNP che attraverso il sito della rivista, così che diciamo abbiamo informazioni piuttosto complete rispetto alla rivista. Ci sono dei problemi di vincolo qua, infatti la data d'inizio in questo caso evidentemente non l'ho inserita al posto giusto perché l'ho messa come riferimento e invece volevo inserire il qualificatore, insomma, quindi questa è una cosa che sicuramente devo andare a correggere. Detto questo, io passerei a questo punto a una delle a inserire invece uno degli articoli che è presente in questa rivista. Allora, avevo visto che uno degli ultimi PDF pubblicati è questo del 2017 e tra questi avevo scelto un articolo. Andare a vedere che era pagina 67, se non sbaglio. Ecco qui, ci sto arrivando. È andata un po'. Ecco qui. Allora, anche in questo caso andiamo a vedere se è già presente. Allora, nel frattempo chiudo qualche scheda per alleggerire. Avevo anche trovato lo stesso articolo in Torrossa. Perché mi semplificava in qualche modo poi fare il copia e incolla. Allora, proviamo. Allora, nessun risultato. Quindi a questo punto vado a creare il nuovo elemento. Ok, andiamo a creare anche in questo caso andiamo a inserire le informazioni principali. Allora, cominciamo con istanza di il titolo. Allora, lo stesso, in questo caso è in italiano. Andiamo al sottotitolo. Anche qui italiano. Poi andiamo a mettere l'autore. Roberta Scarelli.
controllato e si tratta proprio della germanista italiana. Altrimenti avrei fatto ora il controllo. Andiamo a vedere la lingua dell'opera, l'italiano. La data di pubblicazione. In questo caso nel 2017. Abbiamo ancora il numero delle pagine. Pagina. Da 67 a 87. L'argomento principale. Andiamo a prendere. Ovviamente è una semplificazione, però adesso diciamo che abbiamo la certezza che questo sia uno degli argomenti principali, andrebbe poi sicuramente soggettato in una maniera più accurata. Il testo completo disponibile all'indirizzo. Allora, vediamo. Questo l'ho scaricato, invece c'era qui, ecco qua, qua c'era l'archivio completo, ecco. Ovviamente il pubblicato in, che anche in questo caso è fondamentale proprio perché crea il legame con la rassegna mensile di Israele. Abbiamo ancora da mettere il volume di un libro, che in realtà la traduzione non è perfetta proprio in questo caso, quindi 83. E poi infine il numero del fascicolo. Che è il primo. A questo punto manca solamente il DOI, che per comodità andrò a prendere qui. E possiamo vedere adesso una scheda piuttosto completa a cui mancano per lo più solamente i riferimenti, che adesso andrò a inserire subito. Potrei anche inserire in questo caso. Allora, il titolo con completo di sottotitolo. Oppure ancora. Dicevo, possiamo prendere il testo ovviamente come riferimento da utilizzare in tutte le informazioni che abbiamo inserito. A questo punto
La scheda è completa. E potremmo vedere nella rassegna mensile di Israele potremmo vedere cosa ci compare. Ecco qui. Vediamo che abbiamo la possibilità di visualizzare quindi questo legame, sia in questa forma, sia come vi ha mostrato poco prima Tania, grazie all'entity graph. Possiamo vedere appunto una veloce esecuzione della query. Che ci può mostrare appunto il legame, non solo tutte le informazioni sotto forma di grafo, purtroppo non lo posso allargare, ma anche poi la possibilità di vedere come si dice, il legame tra questo item e l'articolo che abbiamo appena inserito. Ecco, e con questo credo di avere finito. Quindi, Ale Federica ci chiede se nell'item della rivista alla frequenza di pubblicazione si può indicare che la rivista online è mensile. Ah, ok, sì, sempre con il qualificatore. Diventa però sì, piuttosto complicato perché in effetti andiamo a vedere. Allora, scusate, sì, perché in effetti la frequenza di pubblicazione dovremmo cercare, io metterei qui un qualificatore, mettendo ad esempio pubblicazione online, quindi come distribuzione testo a stampa, vediamo, non so, non l'ho mai fatto, lo proviamo in diretta. Quindi farei in questa maniera, ma era giusto. Ah sì, se, faccio sempre lo stesso, perdonatemi, proprio un errore imperdonabile. Quindi devo eliminare. Quindi io utilizzerei questa possibilità, quindi. Cioè quello di poter inserire Sì, la tua praticamente in distribuzione. frequenza di pubblicazione dobbiamo aggiungere due valori, Sì. 4 per il testo a stampa e invece poi un altro valore, 1 mensile per. Poi un altro, sì, invece un altro lo metterei con. Metterei questo. Scusa, che è successo? Oddio, no, è andato a finire da quest'altra parte. Ok. Ritorniamo. Ho cliccato involontariamente. Quindi sì, utilizzerei quindi il qualificatore distribuzione testo a stampa con 4 mesi e poi inserirei un altro qualificatore, un mese con distribuzione pubblicazione online. Non è una cosa che ho mai fatto in realtà, quindi potrebbe anche non essere giusta, quindi è una proposta che faccio, non so se sia effettivamente corretto. Farei una Sì, cosa. può funzionare secondo me, vedendo bene quei qualificatori da mettere, può funzionare così. Infatti, solo ovviamente Sì. cercando di correggere da questo punto di vista, sì, Vedendo sicuramente. quali sono
i qualificatori giusti da utilizzare. Sì, solo così. Ok. Allora, tolgo lo schermo. Ok, bene. Perfetto. Eccoci qua. Ok. Io niente. Se volete vi faccio vedere rapidamente. Ecco, ve l'ho già messo in condivisione. Ho arricchito un po' gli item che avevamo creato prima. Ho aggiunto le fonti dell'affermazione con nella modalità più corretta, che è questa, piuttosto che usare questo brutto urlo di riferimento. Quindi anche in questo caso lo andrò poi a modificare mettendo l'identificativo SBN. Ho aggiunto anche opera, oltre che opera letteraria, e ho aggiunto gli argomenti principali: Seconda Guerra Mondiale, antisemitismo, campo di concentramento. In questo caso ho utilizzato anche questa proprietà determinato dall'euristica, quindi il fatto che già dal titolo del libro si capisca che l'argomento è questo, ma poi ho anche inserito questo riferimento all'OPAC SBN, che mi dice che questa opera è, anche se qui si riferisce all'edizione, alla traduzione italiana, ma comunque sempre collegata alla sua opera, mi dava questa, ho utilizzato questo riferimento perché in questa scheda catalografica mi dava questa soggettazione e quindi mi serviva come riferimento per le mie dichiarazioni. Quindi dedotto dal titolo, e poi posso andare a copiare e a incollare anche questa, questo riferimento alle altre, agli altri argomenti che ho inserito. Ho inserito due identificativi, il VIAF e l'identificativo dell'Authority File della Library of Congress. E poi posso farvi vedere che già l'item di Fanny Maret è molto, si è arricchito. È uscito anche questo tool di mix and match che mi permette di andare a matchare il mio item con gli altri, le altre fonti di autorità, gli altri cataloghi presenti in mix and match. Dovrò, è probabile che tutti combaciano, però è bene fare un controllo, quindi lo farò e andrò a fare questo match. E opere rilevanti, vedete quanti identificativi sono riuscita ad aggiungere inserendo il VIAF. Io ho inserito a mano solo questo della BNF. Ok, quindi mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro in questo. Tania, ho sistemato, ho sistemato con i qualificatori, volevo farvi vedere. Quindi funziona? Adesso... okay. Sì, quantomeno non mi dà errore, vi faccio subito vedere. Non riuscivo. Ok. Vediamo un attimo. Ecco qui. Ho sistemato in questa maniera. Quindi è la prima volta, come vi dicevo, quindi è stata una prima sperimentazione, però il fatto che non mi dia nessun tipo di errore, di vincolo e quant'altro, mi fa pensare che possa funzionare, almeno una modalità. Perfetto. Ecco qui. Ok. Posso fare una domanda per le pubblicazioni, per i periodici, per le riviste? Sì. È possibile inserire su Wikidata titoli uniformi o no? No, in effetti ho visto che semplicemente no, non c'è questa, già il titolo in realtà, il titolo lo metti in, come dire, quello in lingua originale. Ok. Infatti mi chiedevo anche se c'era questa esigenza, insomma, in qualche modo. Grazie. Di nulla. Beh, se non ci sono domande, forse possiamo pure concludere. Sì, sono le 18:14.
Sappiamo. Quindi, precisissime, infatti. Bene, allora possiamo... Ci sì. Sono complimenti da Carlo e anche da me, penso non solo, chiarissimo. Grazie. E molto, molto lineare, bellissimi esempi, quindi gradevole anche. Grazie. Infatti, grazie, grazie davvero. Ottimo lavoro, brave, bravissime. Grazie, nel nostro piccolo abbiamo commemorato anche noi stasera, allora. Sì. Ok, e allora vi ringrazio, ci possiamo salutare dunque. Ci rivedremo. Sì. Sempre per il corso base, sempre con me Alessandra, per Quick Statement, vedere insieme Quick Statement e Wikidata Edit Framework. Sono due tool abbastanza semplici da utilizzare, ma che ci aiutano molto nel riuscire ad arricchire velocemente, a modificare velocemente, a fare piccole modifiche velocemente ai nostri item. Soprattutto per il tipo di item su cui abbiamo lavorato questa sera, Wikidata Edit Framework è molto molto utile. Benissimo, allora a presto. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. Ciao. Ciao. Ciao.